Significa soprattutto un potenziamento di quella che è la flotta dei treni e quella del ripristino con i fondi del PNRR della linea ferroviaria che collegano tratti importanti, mi riferisco alla tratta Potenza Matera, Potenza Napoli, Matera Ferrandina. Noi come Regione interverremo con un contributo sostanziale perché impiegheremo circa 41, oltre 41 milioni per il potenziamento della flotta e parte verrà anche fatta appunto da Trenitalia. E soprattutto verranno impiegate cospicue risorse del PNR appunto per potenziare quella che è la rete ferroviaria, quindi collegamenti più snelli, più rapidi, che vedranno la luce al termine poi dei lavori, quindi a partire dal 2024 avremo alcuni già treni, poi continuerà nel 2025 fino al 2026, quindi avremo potenziamento soprattutto della linea ferroviaria e di nuovi treni che sono treni oltre che più veloci, sono dei treni che hanno delle comodità e dei comfort che rispondono ai canoni del momento e quindi sarà costituito anche un tavolo con i consumatori che avranno modo di poter controllare come si svilupperanno questi lavori e soprattutto avranno modo di indicare se ci sono delle cose che non vanno. Quindi diciamo che l'aspetto infrastrutturale che è fondamentale per la nostra regione, con questo, intervento avrà una risposta concreta che chiaramente richiederà un po' di tempo, però il tempo è necessario per mettere a punto quelle che sono le cose importanti per il comparto infrastrutturale. Assolutamente sì, abbiamo inteso rinnovare il partenariato tra Regione Basilicata e Trenitalia con un forte investimento della Regione Basilicata al fine del rinnovo ovviamente della flotta, dell'instaurazione di nuove tratte a partire dal 25, dal 26, le nuove flotte ci saranno già nel 24 per garantire ai cittadini lucani un percorso ovviamente sostenibile dal punto di vista ecologico perché sono tutti treni ecologici, ma anche dal punto di vista del comfort con l'aggiunta ovviamente della promozione degli eventi culturali in Basilicata a cui io tanto tenevo e che renderanno il trasporto su ferro non solo trasporto di persone ma anche di idee. Sì, è importantissimo proprio perché diamo continuità, una collaborazione, una partnership, mi piace chiamarla, tra Trenitalia e la Regione. Arriveremo fino al 2031, questo dà la possibilità di fare investimenti importanti. Di quanto stiamo parlando? Di circa 100 milioni, per la precisione sono 98 milioni che andremo a investire più o meno metà e metà tra la Regione e Trenitalia proprio per il miglioramento del servizio, che passa soprattutto attraverso l'acquisizione di 8 treni nuovi, quindi 8 POP.